Amici sportivi, il più cordiale dei saluti a tutti e benvenuti qui al Campo Falco di Albino, dove è di scena la partita fra l'Albino Gandino ed il Mappello. Ricordo, partita valevole per il campionato di eccellenza Girone B, giunto alla quarta giornata del girone di ritorno. Formazioni schierate a centrocampo per quanto riguarda appunto Albino Gandino e Mappello. Leggo lo schieramento delle due squadre: il Mappello, che gioca in maglia nera con una striscia gialla, è schierato col numero 1 Salvi, 2 Olivares, 3 Bassanelli, 4 Ruggeri, 5 Amigoni, 6 Piantoni, 7 El Cadiri, 8 Berera, 9 Adiansi, 10 Zanga, 11 Epis. In panchina a disposizione l'allenatore signor Pietro Parati, numero 12 Pannerini, 13 Rota, 14 Castelli, 15 Zanotti, 16 Malanchini, 17 Biccari e 18 Breviario. Mentre intanto viene osservato un minuto di raccoglimento per la scomparsa di Azeglio Vicini, noto commissario tecnico della Nazionale Italiana. Dopo questo minuto di raccoglimento, osservato su tutti i campi in Italia, vado a leggervi la formazione dell'Albino Gandino, che gioca in completa tenuta bianca ed è schierata col numero 1 Bogazzi, 2 Curnis, 3 Caccia, 4 Carrara, 5 Savoldelli, 6 Zanga, 7 Ribolla, 8 Piccinini, 9 Tiraboschi, 10 Carobbio, 11 Confalonieri. In panchina a disposizione del tecnico signor Roberto Radici, numero 12 Lava, 13 D'Agostino, 14 Beloli, 15 Uccelli, 16 Birolini, 17 Carrara Francesco e 18 Capelli. L'arbitro dell'incontro è il signor Matteo Santinelli della sezione di Bergamo. I suoi collaboratori di linea sono il signor Michele Tomarchio e Federico Carosella della sezione di Milano. Tutto è pronto, una giornata di sole piuttosto fredda, calcio di avvio che sarà a favore del Mappello, che avviene in questo istante. Ricordo velocemente la classifica: il Mappello si trova al quintultimo posto del campionato con 21 punti, appaiato al Brugherio e alla Casatese Logoredo, mentre l'Albino Gandino si trova con 28 punti al sesto posto del campionato. Intanto il pallone è stato recuperato dal portiere Bogazzi, che lo fa viaggiare sulla sinistra verso Carrara Tommaso. Albino Gandino che si presenta quest'oggi con un paio di defezioni, sono assenti per infortunio il centrocampista Franchini ed il difensore Brugali. Gioca dal primo minuto Tiraboschi, che è andato a segno nella partita di domenica scorsa. Intanto attenzione, subito il lancio in area pericolosissimo con il difensore, credo Amigoni, che si è scontrato col portiere. Dunque, dopo praticamente un minuto di gioco, subito una pericolosa azione portata nell'area del Mappello. È rimasto a terra il portiere Uriel Salvi, che si è scontrato appunto nell'uscita per cercare di anticipare, credo, l'intervento di Confalonieri. Intanto il gioco dunque è fermo e vengono portate le cure del caso l'estremo difensore della formazione allenata da Pietro Parati. Formazione del Mappello che ultimamente sta facendo anche abbastanza bene e sta cercando di tirarsi fuori dalla zona pericolosa, mentre sta facendo anche bene l'Albino Gandino, che è un periodo positivo per quanto riguarda i risultati, che hanno portato appunto al sesto posto, a un punto dal Mariano, che si trova in quinta posizione. Intanto si è ripreso il portiere Salvi, si può battere questo angolo, tiro dalla bandierina dunque per la formazione di casa.
Piccinini si prepara all'esecuzione del calcio d'angolo, parte il traversone sul secondo palo, il colpo di testa tentato ancora da Confalonieri, leggermente alto il traversone, è riuscito solamente infatti con un po' a sfiorare la palla, non riuscendo a dare la giusta direzione, e la sfera è terminata sul fondo per il rinvio di Uriel Salvi. Squadre schierate praticamente nel giro di 15 metri a centrocampo, parte il rilancio, colpo di testa di Ribolla, lo scatto di Tiravoschi, retropassaggio di Ruggeri, palla allontanata, attenzione Piccinini, la ributta in area, c'è il colpo di testa, fuori gioco di Tiravoschi, e si è alzata la bandiera dell'assistente, ma Albino Gandino, che anche in questa circostanza è riuscita a creare una situazione di pericolo dalle parti del portiere Salvi. Calcio di punizione dunque per il fuorigioco di Tiravoschi, battuto da Salvi, colpo di testa di Piccinini, poi mette giù la palla Zanga, passaggio sulla destra verso Olivares, che fa viaggiare El Kadiri, lancio ancora lungo, attenzione al traversone pericoloso, palla allontanata, può ripartire Caccia che porta palla in avanti, ancora Caccia, il tocco sulla sinistra verso Zanga, palla messa in mezzo, recuperata dal Mapel con il retropassaggio e lungo rilancio, deviazione, corre Kurnis, attenzione, palla che viene recuperata da Kurnis, che è intervenuto con efficacia sul tentativo di Adiansi, e palla poi che è arrivata sui piedi di Bogazzi, che la fa viaggiare subito in avanti, poi Carrara Tommaso, apertura sulla sinistra per Caccia, parte lungo lancio di Caccia a cercare Tiravoschi, svetta di testa con il capitano Bassanelli, palla poi recuperata dalla difesa del Mapello, che prova a proporsi in avanti, lancio in verticale, attenzione lo scatto di Alessandro Zanga, attaccato da Kurnis, entra in area, deviazione dello stesso Kurnis che mette la palla in calcio d'angolo. Gara che è iniziata subito con una buona velocità, una buona lena da parte delle due squadre, che si affrontano praticamente a viso aperto. Subito da questi primi minuti di gioco siamo al quinto. Lo scambio corto, ancora il tiro di Adiansi, palla che è andata a terminare addirittura però in fallo laterale dalla parte opposta. La rimessa con le mani che viene effettuata da Nicola Scaccia. Lancio in avanti con Falonieri, palla poi ancora ributtata lunga. Altra rimessa laterale di Caccia. Cerca di farsi vedere con Falonieri, palla lunga in avanti per Zanga, è stato fermato nella sua azione, ancora Mapello che riconquista la palla, apertura sulla sinistra, l'inserimento di Amigoni, parte il traversone in area, blocca in presa alta e sicura Bogazzi. Kurnis. Il lancio di Ribolla, palla allontanata di testa ancora con Falonieri, azione di Epis sulla sinistra, ancora Epis prova a liberarsi, tocco arretrato, attenzione, prova una conclusione Berera, palla respinta, Carobbio, Zanga, Carrara Tommaso, ancora Zanga. Scambiano ancora i due, poi Kurnis,
con l'assenza di Brugali, praticamente i centrali di difesa sono Kurnis e Carrara Tommaso. Tanto si propone davanti Carrara Tommaso, resiste una carica, cerca lo scambio con Caccia, ancora Carrara Tommaso può crossare, palla deviata e bloccata dal portiere Salvi. E fino a questo momento stiamo vedendo buone iniziative sia da una parte che dall'altra. Savoldelli intanto rovescia lungo, palla messa in fallo laterale da Amigoni. Arriva il capitano Savoldelli per questa rimessa con le mani, cerca di servire Tiravoschia, poi Carobbio che si inserisce, supera un avversario, ancora Carobbio, lo scambio in area, buona questa azione di Confalonieri che si è girato benissimo ma non ha trovato lo specchio della porta. Tutto questo all'ottavo minuto, azione Carobbio Confalonieri che si è girato veramente bene da attaccante puro, la sua conclusione però non è stata precisa, la palla è terminata abbondantemente sul fondo per il rinvio di Salvi. Amigoni, Piantoni, anzi è Ruggeri che ha scambiato sulla destra, parte un lancio in verticale direttamente però con palla fuori. Rimessa laterale Carrara Tommaso, Kurnis, avanza Kurnis, prova un lancio a cercare inserimento di Confalonieri, palla allontanata da Bassanelli. Poi di testa Kurnis, buono l'appoggio di Ribolla per Zanga, poi Piccinini. Carobbio prova l'azione personale, ancora Zanga, Caccia, mette in mezzo a metà strada, spinge la difesa del Mappello, ma recupera subito Piccinini, poi Caccia all'indietro per Carrara Tommaso, ora Kurnis. Avanza Kurnis, l'appoggio per Savoldelli che cerca di far proseguire Tiravoschi. Ribolla, passaggio all'indietro per Carrara Tommaso che prova la conclusione dalla distanza, blocca a terra il portiere Salvi, notevole la distanza per questa conclusione ma ci ha provato lo stesso Tommaso Carrara. Intanto Caccia di testa per Carobbio, Piccinini, Confalonieri, Carobbio, buono questo inserimento, attenzione, lancio al limite, Tiravoschi, appoggio per Savoldelli, traversone sul secondo palo, non c'è nessuno, incorre il pallone Zanga ma non ci arriva. Forse poteva essere sfruttata meglio questa situazione di gioco. Savoldelli non è stato preciso nel traversone in area. Palla un po' troppo lunga per tutti. E la sfera è terminata poi in fallo laterale per questa rimessa in gioco. Palla allontanata ancora in fallo laterale, guadagna qualche metro la formazione ospite. Con Andrea Olivares che va ad effettuare la rimessa laterale. Palla che va a terminare direttamente fuori. Vediamo. L'arbitro fa ripetere la rimessa laterale. Pallone respinto, ancora Olivares, anticipato da Zanga, poi questo scambio che non si chiude, riparte in avanti il Mappello, ma c'è la chiusura di Piccinini con palla messa in fallo laterale. Rimessa in gioco Olivares, testa Caccia, poi Zanga, c'è un contrasto, rimessa in gioco a favore del Mappello.
il lancio lungo a cercare Alessandro Zanga. Altra rimessa in gioco, ancora il tocco di Zanga, parte traversone pericoloso, traversone pericoloso per il gol del Mapello con Epis, che ha sfruttato bene a centro area questa situazione e arriva il gol della formazione ospite sulla azione pericolosa portata sulla destra. Bello il traversone in mezzo sfruttato da Epis con il gol del vantaggio per la formazione ospite. Dunque Mapello che ha sbloccato il risultato al tredicesimo. Mapello 1, Albino Gandino 0 dopo un buon inizio. Entrambe le squadre, è stata il Mapello a sfruttare questa situazione con Epis che ha schiacciato a terra, nulla da fare per Bogazzi. Intanto tira Boschi che si propone sulla sinistra, prova il traversone troppo verso il portiere che fa può intervenire anticipando Carobbio e bloccando la sfera. Dunque Salvi è pronto ora al rinvio. Altro lungo rilancio di testa Curnis, poi El Kadiri. Savoldelli resiste anche una carica, lancio a cercare Tiravoschi che non è riuscito a mantenere in gioco la sfera. Rimessa laterale, palla in avanti di testa, il tocco di Epis allontana, poi ribolla, fermato fallosamente da El Kadiri. Calcio di punizione fischiato dal signor Matteo Santinelli che sta arbitrando questo incontro. Fino a questo momento sicuramente un incontro interessante con tante buone azioni, ma è stato il Mapello a sfruttare al meglio una di queste e a sbloccare il risultato con Epis. Colpo di testa ancora di Epis, poi caccia allontana, il lungo rilancio di Bassanelli direttamente tra le braccia di Bogazzi. Avanza Curnis, lancio di Curnis troppo lungo per Savoldelli. La sfera arriva direttamente a Uriel Salvi. Altro rilancio di testa Carrara, Tommaso, poi Zanga. Poggio in mezzo per lo scatto di Confalonieri, Confalonieri, conclusione deviata e blocca il portiere Salvi. Poi la palla viene messa in fallo laterale, è rimasto un po' infortunato il numero 5 Amigoni. E palla che è stata messa fuori volontariamente ed ora viene restituita da Tiravoschi direttamente a Epis. In mezzo a... scusate, direttamente a Salvi che va al rinvio, appoggiando sulla destra, poi a centrocampo Berera, tocco in avanti per il numero 6 Piantoni che viene fermato. Rimessa in gioco a favore del Mapello. Poi c'è questo contrasto, alla meglio El Kadiri, poi la deviazione, rimessa laterale per l'Albino Gandino.
con Caccia, spinto Carobbio alle spalle con il conseguente calcio di punizione affidato ai piedi di Piccinini. Piccinini mette in area il controllo di Confalonieri, che riesce a guadagnarsi il tiro dalla bandierina. Sempre con Piccinini. Tutto il Mappello chiuso a difendere questo tiro dalla bandierina. Parte il traversone. La palla viene allontanata in fallo laterale. Servito Carobbio. Carobbio cerca l'1-2. Ancora Amigoni che protegge. Attenzione, palla tenuta in gioco e poi sul contrasto ribolla, la mette in fallo laterale. E c'è ancora a terra il numero 5. Amigoni, che è già in corso in questo avvio di gara in due o tre situazioni, ora è a bordo campo. Si riprende, c'è la rimessa laterale. Lo stesso Amigoni che va ad effettuare la rimessa in gioco. Alla uscita, ma prima è rimbalzata sul terreno di gioco, dunque la rimessa è per l'Albino Gandino. Ribolla, cerca un traversone. Si è alzata la bandierina dell'assistente. A mio avviso qualche dubbio su questa situazione. Era uscito in presa alta, comunque Salvi che era intervenuto sul tiro cross di Ribolla. Intanto dalla parte opposta ora è Carrara Tommaso che avanza, palla a piedi, prova il lungo lancio a cercare l'inserimento di Zanga, anticipato, arriva poi Confalonieri, cerca lo scambio con Carobbio, apertura sulla destra per Savoldelli, poi Piccinini, cerca il lancio per Savoldelli, palla però imprendibile. È spedita direttamente sul fondo. Abbiamo superato il 20° minuto di questo primo tempo. Il Mappello conduce per 1-0 grazie al gol realizzato da Epis dopo 13 minuti. Gol che ha sbloccato l'equilibrio della gara. Tanto il rilancio, palla su una deviazione che arriva a Bogazza, poi Cornis. Carrara Tommaso, Zanga, Piccinini messo a terra fallosamente, calcio di punizione battuto, Cornis, Ribolla. Ribolla sul contrasto, finisce per perdere palla, poi la sfera va a terminare in fallo laterale. Una rimessa in gioco. Carrara Tommaso porta palla, poi Confalonieri che parte a posizione un po' arretrata. Savoldelli. Il lancio per Confalonieri che viene fermato, poi il rilancio, c'è un fallo di Tiraboschi. Calcio di punizione. È rimasto giù El Kadiri. Ha fischiato il calcio di punizione il signor Santinelli. Calcio di punizione che sarà battuto da Ruggeri. Parte il lungo lancio a pescare a Diansi.
Attenzione a Diansi, traversone deviato, palla che rimane lì al limite dell'area, la ripartenza dell'Albino Gandino, tira Boschi, parte il traversone, palla deviata, il Cadiri riesce a rinviare, poi Piccinini assiste una carica, poi ribolla, costretto a partire all'indietro, a far partire all'indietro l'azione con Carrara Tommaso. Curnis, lancio a cercare ribolla, controllo difficoltoso, recupera palla in Mappello, poi sbagliato questo passaggio da parte di Epis, recupera Caccia, Zanga, ancora Caccia, Carobbio, viene fermato Carobbio nella sua azione, la ripartenza, la chiusura di Zanga, palla messa in fallo laterale. Messa in gioco, sbaglia il controllo Epis, la rimessa in gioco per l'Albino Gandino viene effettuata, c'è il colpo di testa di Olivares, poi Epis, palla che termina in fallo laterale, la rimessa in gioco di Caccia. Lungo lancio a cercare Zanga, anticipato di testa da Bassanelli, poi rilancio Curnis, avanza Curnis, lancio deviazione, c'è stato un fallo però commesso da Alessandro Zanga, numero 10 del Mappello, al momento del lancio di Curnis, calcio di punizione, Piccinini scambiato con Carrara Tommaso, finta 1-2 con Falonieri, apertura sulla sinistra, caccia al traversone, smanaccia il portiere Savi e poi la palla allontanata in fallo laterale. Intanto sul rilancio Curnis, viene chiuso da Zanga, rimessa laterale, sbagliata di Savoldelli, la ripartenza, recupera palla da Vino Gandino, poi Carrara Tommaso, lancio a cercare il controllo di Ribolla che prova a girarsi, cerca lo scambio con Carobbio, si chiude la difesa del Mappello che fino a questo momento è riuscita, attenzione al lungo rilancio, il contropiede, palla in area, conclusione di Zanga con Curnis che è riuscito a intercettare la sfera e deviare il calcio d'angolo. Stavo dicendo, fino a questo momento il Mappello è riuscito a sempre a chiudere tutte le azioni portate dall'Albino Gandino, soprattutto in area, con una difesa molto attenta, e in questo caso è ripartito poi in contropiede pericoloso, e Curnis è riuscito a deviare in angolo questo tiro di Zanga, poi parte il tiro dalla bandierina, palla allontanata in fallo laterale e la rimessa in gioco dunque ancora per la formazione ospite, ricordo allenata da Pietro Parati. Con la rimessa in gioco di Olivares, deviazione, ancora Olivares che rimane lì per un'altra rimessa laterale, azione di Piantoni, traversone intercettato, poi El Kadiri che appoggia all'indietro, tentativo di Amigoni, recupera palla al Vino Gandino, lancio lungo a cercare Tiravoschi, c'era forse un fallo, altro intervento in qualche modo, l'arbitro ha lasciato correre entrambe le situazioni,
Ed ora attenzione al Mappello in avanti con Adiansi che va sul fondo, va a chiudere ancora Kurnis. Stanno protestando i giocatori da Vino Gandino perché c'era un presunto fallo su Tiro Boschi e l'arbitro aveva lasciato proseguire. Intanto attenzione al tiro della bandierina per il Mappello, traversone Vogazzi che riesce a bloccare la sfera. Carrara Tommaso che avanza, caccia ancora Carrara Tommaso che prova un lungo lancio intercettato di testa da Berera, palla messa in fallo laterale, caccia per la rimessa in gioco, servito Kurnis, poi Savoldelli. Kurnis, Carrara Tommaso, parte il lancio, palla intercettata dalla difesa, ospite, il rilancio Zanga non interviene, poi a centrocampo Ribolla, conquista la sfera, ancora Ribolla, lancio cercare Tiro Boschi, cercato una girata, poi si alza la bandierina l'assistente, Tiro Boschi nel girare la sfera praticamente ha mandato la palla a sbattere su un braccio, segnalata dall'assistente questa situazione, dunque calcio di punizione a favore del Mappello. E dunque calcio di punizione battuto, palla sulla destra per Olivares. Ancora il lancio di Olivares, fuori gioco. Questa circostanza del numero 6 Roberto Piantoni. Calcio di punizione ora battuto. Kurnis si propone, Savoldelli a destra. Kurnis effettua un lancio, Tiro Boschi cerca il dribbling, viene fermato, poi la palla respinta, lo scatto di Carobbio fermato dal l'intervento di Amigoni. Insiste Rabino Gandino, attenzione Ribolla, Piccinini gira sulla sinistra per caccia, tocco ancora in mezzo per Piccinini, ancora caccia, caccia punta Piantoni, va sul fondo traversone intercettato, ancora il recupero Rabino Gandino che rimane lì, Zanga traversone, Bassanelli allontana, poi Savoldelli, viene fermato Savoldelli nella sua azione, la ripartenza di Piantoni, è molto attenta fino a questo momento la difesa del Mappello sugli attacchi dell'Albino Gandino. Fate rilancio, Bassanelli allontana, poi sul rimpallo vediamo la sfera, rimane lì alla meglio Olivares, lungo rilancio, non c'è nessuno, recupera palla Kurnis, siamo quasi al 31esimo. Piccinini, Kurnis, Carobbio, Kurnis, Piccinini, palla sulla sinistra, caccia a proporsi Zanga, ancora il tocco in avanti, il controllo difficoltoso di caccia che si è portato la palla direttamente sul fondo. Ci sarà il rinvio di Salvi, buone iniziative da Vino Gandino che però non trovano sbocchi soprattutto negli ultimi 16 metri quando deve arrivare il passaggio decisivo per la conclusione. Il Mappello che è molto bravo fino a questo momento a chiudere un po' tutti gli spazi. Intanto c'è il fallo commesso da Giorgio Zanga e calcio di punizione per la formazione in maglia nera.
caccia, interviene di testa e mette però ancora la palla in fallo laterale. Olivares scatto, il traversone di Zanga con palla deviata, poi Bassanelli va a spingere Carobbio saltando di testa, commette fallo e calcio di punizione. Piccinini, Curnis, Piccinini, ribolla Carrara, Tommaso, Zanga, Carobbio, Piccinini, interviene El Kadiri, allontana ancora Piccinini, il suo colpo di testa manda però la palla direttamente in fallo laterale. Olivares per la rimessa con le mani quando siamo al 33esimo. Lunga respinta e poi però c'è stato anche un fallo su Carrara Tommaso. Qualche problema dunque per il centrale difensivo Davino Gandino, che però si è ripreso, ancora un po' zoppicante. Curnis è costretto a retropassaggio. Carrara Tommaso, il lungo rilancio di testa Bassanelli, poi attenzione, ribolla, non riesce a tirare, apertura sulla destra per Savoldelli. Savoldelli cerca un dribbling e viene fermato. Il rilancio Carobbio, 1-2 e palla poi messa in calcio d'angolo dall'intervento di Bassanelli. Cerca con questi scambi nello stretto Albino Gandini di trovare il varco giusto, ma molto attenta, come già detto anche in precedenza, la difesa del Mapello. Ora vediamo questo tiro dalla bandierina, traversone, colpo di testa, palla che arriva sulla destra verso Olivares. Attenzione Zanga, che riesce a recuperare, retropassaggio, caccia, butta un pallone al limite dell'area, tira Boschi, viene però anticipato e c'è il lungo scatto in avanti di Adiansi, che mette in mezzo una palla pericolosa e l'intervento difensivo di Curnis, che è riuscito ad anticipare il tentativo di Alessandro Zanga. Pericoloso Adiansi, che si è fatto almeno una quarantina di metri di campo prima di mettere in mezzo questo pallone. Intanto il retropassaggio, Salvi allontana direttamente in fallo laterale. Caccia, lo scambio con Ribolla, cerca il lancio in avanti, Olivares allontana la sfera direttamente in fallo laterale. C'è stata anche però la deviazione e Mapello che si guadagna questa rimessa con le mani, con lo stesso Olivares. Piantoni attaccato da Zanga, poi c'è il recupero, la palla per Confalonieri, siamo al limite. Savoldelli, palla in area, deviazione, non ci arriva, ribolla per un soffio, la palla va a terminare in calcio d'angolo. Piccinini va ad effettuare il tiro dalla bandierina e vedete come al solito tutto il Mapello ripiegato ad eccezione di Alessandro Zanga, che rimane il solo uomo in avanti. Parte l'angolo, colpo di testa di Epis ad allontanare, poi Carrara Tommaso, Carobbio, traversone,
Tiro Voschi, tiro respinto e poi la palla allontanata. Piccinini. Zanga. Il lancio in area troppo lungo. E blocca il portiere Salvi. Ora Olivares. Che recupera la sfera, parte il lungo rilancio di testa Epis, anticipato da Caccia, poi Zanga, 1-2, Carobbio, contrasto, fermato, c'è però il fallo, calcio di punizione, fallo commesso da El Kadiri. Calcio di punizione. Trentottesimo minuto di questo primo tempo, conduce il Mappello per 1-0, gol di Epis dopo 13 minuti di gioco. Vino Gandino che dopo questa situazione, gol subito, ci ha provato in diverse circostanze. Ora il calcio di punizione, palla in area, colpo di testa e palla che va però a terminare sul fondo, colpo di testa di Carobbio. Molto attenta alla difesa dunque del Mappello, difensori tutti alti di statura, anche ben messi fisicamente, contro un po' diciamo l'agilità dei tre davanti, Tiravoschi, Carobbio e Confalonieri. Intanto ribolla, prova ad andare sul fondo, ribolla, è chiuso, ancora ribolla, mantiene possesso di palla, viene poi fermato in calcio d'angolo. Altro tiro dalla bandierina per Albino Gandino. Vediamo se riuscirà a sfruttare questa situazione la formazione di Roberto Radici. Parte il traversone, la palla allontanata, conclusione al volo di Zanga con palla sul fondo. Difficile a mio avviso trovare la conclusione di testa con questa difesa del Mappello, però non si sa mai. A forza di buttare palle in area magari si può trovare anche la deviazione vincente. Intanto c'è il fallo su Alessandro Zanga. Calcio di punizione. Ruggeri si incarica di battere questo calcio di punizione. Palla sulla destra. Caccia va a chiudere il tentativo di Piantoni, lascia terminare la palla sul fondo. Bogazzi si prepara al rinvio e siamo entrati già negli ultimi 5 minuti di gioco di questa prima parte di gara. Lancio in avanti intercettato da El Kadiri, poi Adiansi in avanti, palla allontanata di testa, poi Confalonieri, fermato fallosamente dal numero 8 Berera. Calcio di punizione, ribolla, Carrara Tommaso, ancora Curnis, lancio a cercare Carobbio. Piccinini, 1-2 con Carobbio, la chiusura di Amigoni. Sulla riversa laterale il tentativo ancora di Carobbio, Savoldelli, Piccinini, tocco per Savoldelli però sulla
respinta di Amigoni. Savoldelli mette la palla sul fondo. Non manca sicuramente la volontà di cercare di pervenire al pareggio per la formazione di Roberto Radici, ma fino a questo momento proprio grosse occasioni non è riuscita a crearne. Difesa ospite che ha sempre avuto la meglio. Qua c'è un brutto fallo e qui arriva l'ammonizione, anche perché il numero 7 ne aveva già commessi 3 o 4 di interventi fallosi, e in questa circostanza arriva il giallo per Yasin El Khadiri, fallo commesso ai danni di Ribolla. Piccinini è pronto a battere il calcio di punizione mentre mancano 2 minuti al termine del primo tempo. Piccinini pronto a battere. Curnis. Attenzione a Curnis, effetto un lancio sulla sinistra per Caccia, poi Zanga. Zanga prova a mettere in mezzo, c'è ancora una deviazione. Amigoni, lancio lungo di testa Calala Tommaso, poi Ribolla, lo scambio 1-2 che non si chiude, c'è stato il fallo su Ribolla, calcio di punizione, attenzione commesso ancora da El Khadiri, ancora Piccinini, Savoldelli, Curnis, Calala Tommaso che avanza, lancio in area, attenzione, palla gol e c'è l'1-1 di Zanga. Splendida questa azione in verticale, da sottolineare l'inserimento di Calala Tommaso, ottimo il passaggio centrale credo per Carobbio che ha girato per Zanga che si è trovato solo davanti a Salvi e lo ha battuto con una grande conclusione. Dunque il gol di Zanga che arriva praticamente quasi allo scadere del primo tempo. Zanga ha riportato il risultato in parità dopo tanto attaccare proprio in questo finale di primo tempo. L'Albino Gandino ha trovato il gol del pareggio con un'azione di ottima fattura, soprattutto sottolineo ancora la bravura di Carrara Tommaso che è partito in avanti, ha fatto un 20-30 metri e ha servito poi in mezzo all'area credo con Falonieri o Carobbio, che uno dei due comunque ha toccato in avanti per lo scambio veloce con l'inserimento di Zanga che si è trovato solo davanti a Salvi e l'ho battuto con una bella conclusione portando il risultato dunque sull'1-1. Ora l'intervento di Savoldelli che mette la palla in fallo laterale. Ora ancora una deviazione, viene il numero 5 Amigoni ad effettuare la rimessa laterale. Siamo comunque quasi già un minuto oltre il 45esimo. Forse questa dovrebbe essere l'animazione, palla messa in mezzo, deviazione di Carrara Tommaso, poi Piantoni contrastato da Caccia. Ancora Caccia che interviene e riesce a chiudere il tentativo del giocatore avversario. Ora arriva il duplice fischio di chiusura di questo primo tempo. Dunque finisce qui la prima parte di gara fra Albino Gandino e Mapella col punteggio di 1-1. Aperto le marcature al 13esimo Epis per il Mapello, ha pareggiato Zanga per l'Albino Gandino praticamente al 45esimo. Questo è tutto, a risentirci per la ripresa. Telecamera riaccesa qui al campo falco di Albino per il secondo tempo di Albino Gandino Mapello. Formazioni dunque che sono rientrate in campo per disputare questa ripresa, non ci sono stati dei cambiamenti. Mapello che gioca in maglia nera è schierato con Salvi, Olivares, Bassanelli, Ruggeri, Amigoni, Piantoni,
El Kadiri, Berera, Adiansi, Zanga e Epis. L'allenatore è il signor Pietro Parati. Albino Gandino che risponde in completa tenuta bianca e gioca con Bogazzi, Curni, Scaccia, Carrara, Tommaso, Savoldelli, Zanga, Ribolla, Piccinini, Tiraboschi, Carobbio e Confaloneri. L'allenatore è il signor Roberto Radici. In questo istante il signor Matteo Santinelli della sezione di Bergamo ha fischiato l'avvio del secondo tempo. Il risultato dei primi 45 minuti vede le due formazioni sul punteggio di 1-1. Dopo il vantaggio iniziale del Mappello c'è stato il pareggio nel finale di tempo da parte della formazione di casa. E dunque 1-1 fra Mappello e Albino Gandino. Intanto il calcio di punizione per la formazione ospite, lancio lungo in avanti, arriva a Caccia con deviazione in fallo laterale, rimessa in gioco di Piantoni che però poi lascia l'incarico dell'esecuzione a Olivares. Ricordo che si sta giocando la quarta giornata del girone di ritorno di questo campionato di eccellenza, girone B, con l'Albino Gandino che si trova al sesto posto in classifica appunto del campionato, mentre il Mappello si trova in quintultima posizione. Tanto una rimessa laterale dopo un minuto di gioco ancora per la formazione ospite. Il lancio di El Kadiri, deviazione, fallo ancora di El Kadiri, attenzione, arriva il direttore di gara a sincerarsi delle condizioni di Zanga, colpito da El Kadiri. Ricordo già ammonito il giocatore con la maglia numero 7 del Mappello. Per quanto riguarda gli incontri in questa giornata, oltre al Bino Mappello ci sono in programma, per quanto riguarda la classifica, il Sondio che conduce gioca a Arcellasco e il Nibbiono Giono gioca a Caprino. Ricordo classifica con Sondio 41, Nibbiono Giono 38, poi un po' più staccati Verdello e Villa da me. Intanto si riprende col calcio di punizione battuto da Bogazzi, lancio lungo per Tiraboschi anticipato da Bassanelli che poi rilancia. Il controllo di Zanga, deviazione Piantoni, lancio per lo scatto di Epis in velocità, Epis, traversone controllato da Bogazzi con qualche rischio perché c'era stato l'inserimento di Piantoni. Intanto Piccinini avanza, palla al piede, Carobbio, ancora Piccinini, Carobbio, Savoldelli, Curnis, Tommaso Carrara, lo scatto di Caccia, il lancio ora a cercare Caccia, palla un po' troppo lunga e Bassanelli la protegge, la lascia terminare sul fondo. C'è un invio da parte di Salvi mentre siamo giunti al terzo minuto di gioco. Rinvio di Salvi, deviazione di Olivares, poi Caccia, la rivolta in avanti, Carobbio, anzi Tiraboschi fermato in fuorigioco con molti dubbi, protesta il pubblico qui sulle tribune, ma a mio avviso forse qua la posizione di Tiraboschi a me sembrava regolare. Calcio di punizione che viene battuto da Salvi. Palla che è uscita prima del tocco di Piantoni. Rimessa in gioco di Caccia. Intervento di Carobbio. Ultimo tocco di Carobbio. Rimessa laterale di Olivares. Piantoni.
Poi Carrara Tommaso la ributta lunga in avanti, tira Voschi in area, in lotta con Bassanelli, poi c'è il tiro ma l'abito ha fermato il gioco, fallo commesso da Tiravoschi, calcio di punizione per il Mapello. Allora a centrocampo, ribolla di testa, le ributta lunga, Bassanelli la allontana. Ancora il fallo di El Khadiri, ancora! Il pubblico grida basta. E diciamo un po' falloso questo numero 7 che sta rischiando molto, a mio avviso, già ammonito. Calcio di punizione. Ora c'è qualche movimento sulla panchina del Mapello. Piccinini è pronto a battere il calcio di punizione. Ancora Piccinini, all'indietro Curnis. Colpo di testa, attenzione, la palla per Carobbio che non ci arriva. Sulla copertura di Amigoni, la palla è terminata sul fondo. Ancora Amigoni, ora che riceve, tocco per Ruggeri. Palla in avanti. C'è un contrasto, la palla termina in fallo laterale, rimessa in gioco di Savoldelli per Confalonieri. Carobbio, Piccinini, ribolla. Arriva Savoldelli fermato, rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino. Piccinini, il contrasto, perde palla, il lungo rilancio, arriva Carrara Tommaso. Parte il lancio, palla allontanata di testa, arriva Zanga, poi Confalonieri prova a girare davanti, palla pericolosa, è allontanata, poi c'è il fallo di Curnis, intervento piuttosto duro, calcio di punizione fischiato, questa volta è intervenuto con molta decisione nello stacco di testa Curnis e ha travolto il numero 11 Epis. Calcio di punizione per il Mapello, 7 minuti e mezzo della ripresa, sempre 1-1. Ribolla, cerca di mantenere in gioco la palla, non ci riesce. Rimessa laterale, intanto c'è un cambio però, vediamo. Esce il numero 2 ed entra il numero 15, Angelo Zanotti. Dunque esce Olivares ed entra in campo Angelo Zanotti. Pietro Parati effettua dunque la prima sostituzione dell'incontro dopo 8 minuti della ripresa. Si porta in avanti il nuovo entrato Zanotti. Intanto c'è la ripartenza dell'Albino Gandino con Tiravoschi che stinge al centro, il tocco per Carobbio. Carobbio entra in area, Carobbio, palla messa in mezzo, intercettata all'ultimo istante da Piantoni, credo, che ha coperto benissimo. Anzi, è stato il numero 9 in ripiegamento a Diansi andare a coprire. C'è stato uno spostamento tattico, a Diansi è andato a giocare in difesa dopo l'ingresso in campo di Zanotti. Cambio tattico dunque per la formazione di Pietro Parati. Attenzione ora alla ripartenza del Mapello con il traversone in area bloccato da Bogazzi. Curnis. Parte il rilancio, deviazione, Tiravoschi.
rimessa in gioco a favore dell'Albino Gandino, che è entrata bene, diciamo, in campo anche in questa ripresa. Tira Voschi, prova a girarsi, Savoldelli, deviazione, arriva sulla sinistra, Caccia, vediamo, non ce la fa comunque a raggiungere la sfera. Rimessa in gioco comunque lo stesso Caccia per Piccinini, ancora Caccia, ancora Piccinini che cerca l'1-2 con Zanga. Piccinini, il suo passaggio è intercettato, arriva Curdis di testa, poi attenzione, conclusione pericolosissima, deviazione di Ruggeri. Intanto ancora Zanga, lancio in avanti, la deviazione di Carobbio, pericolosissima. Deviazione del portiere con palla messa in calcio d'angolo. Stavo dicendo, Albino Gandino è entrata bene anche in questa ripresa con azioni abbastanza pericolose portate nell'area avversaria. Parte il traversone, attenzione, colpo di testa, palla però che termina alta, tentato Ribolla di intervenire ma pressato da giocatori avversari, è riuscito solamente a colpire sì la sfera ma l'ha mandata alta sulla porta di Salvi, che va a rinvio. Lungo rilancio di testa Ribolla, poi Zanga, vuole il tocco su Confalonieri da parte di Carobbio che prova a restituire palla. Carobbio, vediamo se riesce a crossare, anticipato Confalonieri da Bassanelli, poi Zanga si propone, arriva al contrasto, riesce a vincere due contrasti, Epis mette in mezzo e Curnis allontana in fallo laterale. 12° minuto, bravo anche comunque Alessandro Zanga a vincere un paio di contrasti, riuscire a servire in area, poi Curnis ha anticipato il tentativo del nuovo entrato Zanotti. Intanto la palla è uscita, la rimessa in gioco effettuata da Berera per Bassanelli, poi parte un tocco in avanti per Zanga, tocco arretrato su Adiansi, poi Zanotti, Adiansi, va sul fondo, traversone, palla che viene allontanata da Savoldelli, Zanga di testa, bene all'indietro per Caccia che propone un lancio per Tiravoschi, anticipato da Bassanelli, poi Adiansi, Zanotti, tocco in mezzo per El Kadiri, ora El Kadiri che riceve palla, passaggio all'indietro, Ruggeri, Berera, attenzione, passaggio un po' corto, Bassanelli che interviene e calcia la palla, c'è addirittura fuori gioco, l'arbitro però lascia correre e fa effettuare solamente una rimessa laterale dopo che l'assistente aveva alzato la bandierina. Tanto rimessa in gioco, Bassanelli all'indietro, lontana Salvi, Carrara Tommaso di testa per Zanga, ancora Carrara Tommaso, avanza il traversone, ancora Bassanelli lontana di testa, Piccinini la colpisce ma poi c'è la ripartenza con Zanotti, buon lavoro di Zanotti, poi va al contrasto Piccinini e la palla va a terminare in fallo laterale, rimessa in gioco, El Kadiri sbaglia il tocco, Curnis, ancora Piccinini, a sinistra Zanga, Piccinini, Piccinini non ha visto l'inserimento di Zanga, prova il tocco sulla destra per Savoldelli che si propone, va al traversone basso, la girata di Confalonieri che non è riuscita
che non è riuscito a impattare bene la sfera. Poi sul rilancio la palla termina direttamente in fallo laterale. Se n'è andato il primo quarto d'ora della ripresa. Punteggio sempre di 1-1 fra Vino Gandino e Mappello. Con Falonieri prova a girarsi, la trattenuta ancora con Falonieri, resiste, tocco per Tiraboschi che ha messo in mezzo, deviazione, palla in calcio d'angolo. Piccinini ora va ad effettuare il tiro dalla bandierina, ma questa volta Vino Gandino ha creato veramente un'azione molto pericolosa. Attenzione all'angolo, traversone, palla allontanata da Zanga, Alessandro recupera Zanga, Giorgio, palla messa in mezzo, altra respinta, Mappello che si difende alla grande, altro lancio, Adian si allontana a cercare Epis che è molto veloce ma viene anticipato da Savoldelli che effettua un rilancio lungo. C'è un fallo su Ribolla, calcio di punizione per l'Albino Gandino. Arriva però un altro cambio nelle fila del Mappello. Vediamo chi esce. Esce El Kadiri. Vediamo che ci sono un paio di sostituzioni anche nelle file del Vino Gandino, mentre intanto è entrato il numero 13 Rota al posto di El Kadiri. Allora esce Tiraboschi ed entra Michele Beloli. E poi entra il numero 18 Capelli. Capelli al posto di Zanga. Dunque doppio cambio effettuato da Roberto Radici, mentre due sono state le sostituzioni effettuate anche da Pietro Parati. Si riprende col calcio di punizione di Piccinini. Carrara Tommaso spara un sinistro impreciso, una palla direttamente in fallo laterale. La rimessa in gioco di testa a Curnis, poi a Ruggeri, caccia un esterno di sinistro, palla intercettata, poi con Falonieri. Curnis lancio lungo a cercare Carobbio e si gira Beloli. Capelli, Beloli, Piccinini, ancora Beloli che si propone, cerca lo scambio, traversone e arriva all'ultimo istante Ruggeri dopo un pallone che era passato. Palla respinta in fallo laterale. Capelli prova a girarsi, tocco per Savoldelli. Finta Savoldelli, cerca lo scambio, rimpallo con Falonieri. Prova il tiro respinto dal muro difensivo del Mappello. Poi intanto viene fischiato un fallo a Carobbio. Calcio di punizione a favore del Mappello. Bassanelli, il rilancio. C'è stato un intervento falloso a fischia il signore Santinelli e comanda il calcio di punizione per l'Albino Gandino. Il cerchio di centrocampo battuto, Beloli all'indietro. Poi Curnis,
Poi ancora Carrara Tommaso che si propone il lancio sulla destra, non ci arriva Carobbio e la palla va a terminare in fallo laterale, subito rimessa in gioco Ruggeri, il lungo rilancio, interviene e allontana Kurnis. La rimessa in gioco per la formazione ospite con il lancio in avanti, parte un traversone del nuovo entrato Rota, deviazione, riparte da Vino Gandino, Capelli, attenzione, arriva velocissimo, caccia a sinistra Capelli, apertura per Carobbio, palla gol, Carobbio anticipato all'ultimo istante e palla messa in calcio d'angolo. Calcio d'angolo che sta per essere battuto da Piccinini. Ancora tutti in area, traversone sul secondo palo, ancora troppo lungo. Poi Adian si mette la palla in fallo laterale. La rimessa in gioco. Carobbio. Savoldelli, traversone, ha tentato la girata Capelli, qualche dubbio. Tanto la rimessa in gioco per l'Albino Gandino. Piccinini, Savoldelli, Beloli. Il lancio in area per Capelli. Capelli cerca l'azione personale, viene fermato Zanotti. Zanotti prova il palleggio, poi caccia, si allunga troppo la palla. Poi Carrara Tommaso. L'arbitro ha visto un fallo di Carrara Tommaso su Zanga, viene battuto questo calcio di punizione, attenzione, palla pericolosa in area, conclusione, la respinta di Kurnis, ancora Kurnis che riesce a intervenire, Savoldelli può effettuare un lungo lancio per Carobbio che aggancia la sfera, si porta in mezzo al campo, Carobbio supera un avversario, ancora Carobbio, il tocco sulla destra per Confalonieri, traversone, Carobbio in area, poggio poi un po' sbagliato e ha potuto recuperare così il credo il numero 13 Rota. Ora la palla in avanti, fallo, calcio di punizione, peccato Carobbio, aveva fatto tutto bene, poi forse non se l'è sentita di calciare, ha perso l'attimo giusto per servire all'indietro la correre di Piccinini e poi il passaggio appunto è stato intercettato. Difesa del Mapello che sta tenendo. Fino a questo momento tutti gli sforzi portati dalla formazione allenata da Roberto Radici. Tanto il rilancio, apertura sulla destra, l'inserimento di Adiansi che prova una conclusione bloccata a terra da Bogazzi. Bogazzi aspetta un po', fa salire un po' i compagni, poi effettua il rilancio, sfiora Confalonieri, poi Carobbio, forse ha toccato la palla con un braccio, calcio di punizione, Bassanelli che ha toccato all'indietro, poi il tocco, attenzione, ruba palla Capelli, Carobbio, Capelli prova il tiro, la deviazione del portiere, vediamo, si
c'è una ammonizione intanto, credo, per Ruggeri. Forse per proteste. Intanto c'è ancora un cambio nelle file del Mapello. Siamo al 25esimo, esce il numero 11 ed entra il numero 17. Esce Epis ed entra Biccari. È uscito l'autore del gol che aveva aperto, diciamo, le marcature al 13esimo del primo tempo. Viene ora sostituito da Biccari. Terzo cambio nelle fila del Mapello. Vino Gandino, che in questa ripresa sicuramente sta spingendo molto in avanti. Punteggio che rimane sull'1-1 con il rinvio di Salvi. Intercetta Carobbio, che poi si lancia in avanti ma non riesce a raggiungere la palla, protetta da Bassanelli. Rimessa laterale dunque per la formazione in maglia nera. La respinta di Carola Tommaso, palla allontanata. Arriva Curnis, Piccinini, poi Beloli, cercato il lancio in avanti, respinge Bassanelli, ancora Beloli, ribolla, Carobbio, sulla sinistra per Capelli, che prova a entrare in area, supera l'avversario e poi all'ultimo istante è stato contrastato con palla che è terminata credo in calcio d'angolo. Ancora un'azione pericolosa portata dalla formazione di casa. Anzi, vediamo se... No, si tratta di una rimessa laterale vicino alla bandierina dell'angolo. Piccinini, Beloli, fermato in fallo laterale. Caccia per la rimessa con le mani. Servito Capelli, anticipato da Bassanelli. Altra rimessa laterale. Capelli, traversone per Confalonieri, che forse ha cercato l'appoggio con qualche compagno, è riuscito solamente a toccare la palla. Poi Piccinini, che anticipa il numero 6 Piantoni, effettua un lungo lancio troppo in profondità per Confalonieri. Adiansi, poi Zanotti, fermato da Capelli, poi c'è un fallo di Zanotti ed è il terzo ammonito nelle fila del Mapello. Intanto il calcio di punizione, siamo giunti al 28esimo della ripresa. Calcio di punizione che sta per essere battuto da Carrara Tommaso. Palla sulla destra, cercare Ribolla che stacca di testa, attenzione, la palla rimane lì, allontanata, poi arriva ancora Carobbio per il traversone, altra respinta di Ruggeri e altra rimessa laterale. Mapello che sta difendendo questo risultato di 1-1 con fallo ora su segnalazione dell'assistente, fallo commesso ai danni di Carobbio, calcio di punizione, siamo vicini al limite dell'area sulla destra. Piccinini sulla sfera, vediamo questa soluzione che verrà adottata dalla Vino Gandino per questo calcio di punizione. Parte Piccinini, traversone, palla respinta, arriva Savoldelli, destro, deviato e la palla sul fondo di pochissimo.
Calcio d'angolo per l'Albino Gradino, che rimane lì in zona di attacco e insiste alla ricerca della vittoria. Continui attacchi portati dalla formazione di Roberto Radici, parte l'angolo, c'è una spinta di Confalonieri vista dal direttore di gara che ferma il gioco e comanda il calcio di punizione a favore della formazione ospite, battuto da Salvi, intercettato da Caccia, palla ributtata in avanti ma la sfera è uscita, rimessa laterale che verrà effettuata da Adiansi. Palla allontanata da Caccia, poi ribolla, poi fallo di Bassanelli su Capelli, calcio di punizione, c'era però un fallo anche in precedenza, calcio di punizione battuto. Curnis, l'appoggio per Savoldelli, parte il lancio in avanti, respinta la sfera, poi ancora il Mappello sulla sinistra, attenzione perché sono veloci sui contropiedi, soprattutto è Alessandro Zanga a creare i pericoli maggiori quando può scattare in velocità sulle ripartenze. Tanto Adiansi che calcia lungo, palla poi riconquistata da Caccia, Piccinini, apertura sulla destra per Savoldelli. 31 minuti di gioco, 31 minuti e mezzo di gioco, questa ripresa sempre 1-1. Capelli, calcio difficoltoso, la ripartenza ora per il contropiede con Zanga, appoggio per Adianski, poi Biccari a cercare il lancio in profondità, palla intercettata, messa in fallo laterale, può respirare un po' il Mappello ora questa situazione e può così portarsi in avanti la formazione di Pietro Parati. Traversone lungo sulla sinistra, stacco di Savoldelli, attenzione, conclusione al volo da parte del numero 13 Rota e palla messa abbondantemente sul fondo. Bogazzi recupera la sfera, è pronto ad andare al rinvio. Palla in avanti, Capelli anticipato, poi Savoldelli, ribolla, appoggio un po' corto, intercettato da Amigoni. Rilancio Biccari, tocco in mezzo, poi Rota, attenzione, attenzione sulla sinistra, questa palla pericolosa, palla buttata ancora in area, respinta ancora Carrara Tommaso che svirgola un po', poi va a saltare di testa, c'è un fallo commesso in attacco dal numero 10 Zanga, calcio di punizione per l'Albino Gandino. Bogazzi è pronto a calciare in avanti, alla lunga Carobbio, contrastato da Bassanelli, palla allontanata, attenzione sulla respinta, Curnis, rimessa in gioco per l'Albino Gandino con Caccia, Capelli sopra un paio di avversari, apertura sulla destra per Ribolla che insegue la sfera, Ribolla va sulla corsia di destra, arriva anche Savoldelli, Ribolla stringe al centro, lancio in area, deviazione di testa e la palla va in angolo, calcio d'angolo dunque per l'Albino Gandino.
sempre Piccinini, si fa vedere Carobbio, riceve ancora Carobbio, traversone, palla deviata, Savoldelli, Capelli, traversone, blocca il portiere in presa alta. Intanto ancora Savoldelli che ha riconquistato palla, il suo lancio è intercettato però da Amigoni con palla in fallo laterale. Subito effettuata rimessa in gioco, Piccinini, arriva Caccia che si propone, va sul fondo, all'indietro per Carobbio, Piccinini prova a superare un avversario, ancora Piccinini in area, poi un tentativo di sinistro che però è troppo debole, nessun problema per Uriel Salvi, estremo difensore della formazione ospite. Il lungo rilancio di testa Carrara Tommaso, poi Zanotti, palla all'indietro, deviazione, Fiantoni non ci arriva, la rimessa laterale per l'Albino Gandino, un anticipo di Ruggeri con palla messa in fallo laterale, servito ora Capelli, intervento falloso di Ruggeri, anche lui rischia un po', già ammonito, mentre ci sono dei problemi credo per Piantoni, crampi per Piantoni, forse si prepara un cambio. 36 minuti e mezzo della ripresa, sempre 1-1 e qui esce Piantoni colpito da Campi e qui entra in campo Davide Breviario con la maglia numero 18. Quarta sostituzione dunque effettuata da mister Parati. Tanto Piccinini si prepara a battere il calcio di punizione. Alla messa in area, allontanata da Rota. Poi Beloli, Piccinini. Intercetta la sfera Biccari, poi ancora al limite dell'area, altro intervento di Rota, provvidenziale, a fermare un'azione portata in avanti dai giocatori di Albino Gandino. Ora la ripartenza del Mappello. Deviazione Zanotti, ancora Zanotti riceve palla, colpo di tacco, poi c'è un contrasto, fischiato fallo a Biccari, calcio di punizione. Questa volta è il Mappello che può usufruire di questa situazione e portarsi tutto in avanti per cercare di sfruttare questo calcio di punizione. Adiansi e Zanotti sulla palla. Finta di Adiansi, parte Zanotti. E poi c'è un fallo. Fallo commesso dal numero 10, Zanga, su Confalonieri. Calcio di punizione. Fischiato da Matteo Santinelli a favore dell'Albino Gandino. 39 i minuti della ripresa. Deviazione di testa di Biccari che mette la palla in fallo laterale. Carobbio, Savoldelli, ancora Carobbio, perde il contrasto, poi va a commettere fallo, calcio di punizione. Vai,
calcio in punizione che sarà battuto da Ruggeri. Palla al limite, caccia Veloli, deviazione, respinge Adiansi, poi ancora il pallone che arriva sulla sinistra, l'inserimento di caccia, tocco per Capelli, Capelli messo a terra fallosamente, calcio di punizione. Il fallo commesso da Adiansi. Pino Gandino che ora prova con questo calcio di punizione mentre siamo entrati negli ultimi 5 minuti di questo incontro con ancora Piccinini sulla sfera. È pronto dunque Piccinini, traversone verso la porta, respinge il portiere sul primo palo. Attento Salvi a non farsi sorprendere da questa conclusione sul primo palo effettuata da Piccinini che va a battere l'angolo. Traversone, deviazione e c'è il gol! E c'è il gol di Capelli! Meritatissimo! Meritatissimo questo gol al 41esimo della ripresa, il gol di Capelli che porta in vantaggio l'Albino Gandino. Due a uno dunque con Capelli che è stato bravo di testa a sfruttare una deviazione e dunque l'Albino Gandino si è portata in vantaggio in questo finale di gara dopo che nella ripresa la formazione di Roberto Radice aveva attaccato insistentemente alla ricerca appunto del gol del vantaggio che è arrivato con Capelli. Poi ora c'è un fallo su Ribolla, calcio di punizione. È certo che il Mapello era andato sì in vantaggio, poi il primo tempo aveva già subito un po' la reazione da parte dell'Albino Gandino che era riuscita a pareggiare con Zanga quasi nel finale della prima parte di gara, ma in questa ripresa, ad eccezione di un paio di ripartenze, ha sempre subito gli attacchi portati dalla formazione di casa. Ora con Confalonieri che prova ad andare sul fondo, attaccato da Zanotti. Confalonieri cerca di proteggere palla, ancora Confalonieri, tocco per Piccinini che prova un pallonetto in area, bloccato dal portiere Salvi. Ora c'è un intervento falloso di Ribolla, 43esimo della ripresa, prova ad attaccare il Mapello. Attenzione, parte il traversone, l'uscita di Bogazzi che fa sua la sfera. ...2-1, gol di Capelli che era subentrato nel corso della ripresa. Capelli che aveva avuto qualche problema fisico nelle ultime settimane, ha trovato la gioia del gol, gol importantissimo in questa gara. E ora c'è un calcio di punizione ancora per l'Albino Gandino, mentre siamo a un minuto dal 90esimo. Piccinini, vediamo se tenterà direttamente la conclusione in porta da questa distanza, oppure preferisce effettuare un passaggio verso caccia. Palla lì dietro per Carrara Tommaso che la calcia lungo in avanti. Adiansi di testa la respinge, Capelli, buono il controllo, poi c'è Piccinini che interviene. E poi effettua un retropassaggio all'indietro per Bogazzi. Il lungo rilancio per Confalonieri che riesce a toccare
Attenzione Cappelli, per l'arbitro c'è fallo di Cappelli, calcio di punizione. Ruggeri spedisce in avanti, c'è il colpo di testa, attenzione a Diansi che trova spazio, va a chiudere e lo fa molto bene Carrara Tommaso, ma ultimo tocco è il suo, la palla va a terminare in calcio d'angolo. Ora siamo nel recupero, non ho ancora visto l'indicazione del recupero, attenzione, avanza anche il portiere Salvi, parte il traversone, allontana Confalonieri, ma proprio ancora per il traversone in area, la palla rimane lì, allontanata, attenzione, non c'è il portiere, Carobbio in velocità, trattenuto dal numero 5, Amigoni, qui arriva solo il giallo, ma a mio avviso questo era un altro colore, non c'era neanche il portiere in porta, ammonito solo Amigoni, ma col portiere che si era spinto in avanti non c'era più nessuno in porta, era praticamente l'ultimo ostacolo questo e che avrebbe portato sicuramente, se non con questo fallo, sicuramente Carobbio sarebbe andato in porta. Siamo al 91esimo, calcio di punizione. Curnis parte il lungo lancio, palla respinta di testa, poi ancora un lancio intercettato, si gioca ancora, intervento di Carrara Tommaso, poi Zanotti che prova il lungo lancio in area, pericolo, l'uscita e poi la palla termina alta, ma l'arbitro non era intervenuto su questa situazione, mi sembrava un netto fallo anche sul portiere, rimane giù il giocatore del Mapello e l'arbitro ha lasciato proseguire questa situazione. Qualche situazione di gioco un po' da decifrare qui. Sta di fatto che il gioco prosegue, ma a mio avviso Bogazzi aveva ricevuto un fallo. L'arbitro ha lasciato proseguire, la palla poi è terminata alta. Ora c'è il rinvio di Bogazzi. Palla deviata di testa. C'è la rimessa laterale per il Mapello. Siamo quasi giunti praticamente al terzo di recupero. Alla che arriva ancora in fallo laterale, la rimessa in gioco, palla riconquistata dalla formazione di casa con Ribolla, rimessa laterale che sarà effettuata da Savoldelli ed ecco che arriva il tipico fischio di chiusura. Finisce qui Albino Gandino Mapello con la vittoria dell'Albino Gandino per 2-1, meritata per quello che si è visto sul terreno di gioco, le reti nel corso del primo tempo, il Mapello ha aperto le marcature al 13° con Epis, poi il pareggio di Giorgio Zanga per l'Albino Gandino nel finale del primo tempo e poi al 42° della ripresa Capelli ha realizzato il gol della vittoria per l'Albino Gandino, il gol di testa che ha dunque permesso alla formazione dell'Albino Gandino di vincere questa gara e di salire a quota 31 in classifica, con ancora da sottolineare un'ottima prova per la formazione allenata da Roberto Radici. Questo è tutto, a risentirci con le prossime partite dell'Albino Gandino.